Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i nostri fratelli. Grazie.
degli Apostoli. In quei giorni Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio legato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro non vi è infatti sotto il cielo alcun nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Parola di Dio.
Signore sia con voi. Evangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Gesù, ecco, non viene a togliere, ma anzi viene a dare quella vita perché ciascuno di noi abbia vita e vita in abbondanza. E per questo il Padre mi ha mandato, per fare anche di quelle pecore che non sono in questo recinto un unico gregge sotto un'unica egida, sotto un unico pastore. Sì, perché il Signore ci invita proprio a entrare in queste dinamiche di accoglienza, dove, ecco, le greggi si accolgono e diventano un'unica entità, potremmo dire, amata dal proprio pastore. E Gesù usa un'altra similitudine importantissima. Gesù ci parla del mercenario. Chi è il mercenario? Il mercenario è quello che compie un ruolo, che svolge un'attività per dire interesse. E quando giunge il lupo, fugge dinanzi al lupo. E il lupo rapisce e disperde le pecore. E un mercenario, dice Gesù, che non gli importa delle pecore. Mentre il vero pastore, il
colui che dà la vita per le pecore. E noi sappiamo, ce lo dice l'orante nel Salmo 22, che il Signore è il nostro pastore. E se ci lasciamo condurre da Lui, ecco, Egli ci porta a quei pascoli erbosi. Sì, ci fa entrare nel recinto, nel ricovero che serve per la notte, ma non per recluderci, ma per portarci poi a quei pascoli erbosi su cui noi possiamo riposare, stare tranquilli, dove possiamo attingere al nostro sostentamento. I pascoli sono la parola di Dio. E il pastore bello ci guida. E anche se dovessimo andare in un luogo tenebroso, in mezzo alle tenebre, non abbiamo alcun timore, non temiamo alcun male. Perché? Perché c'è Lui con noi. E il suo bastone, che serve per dare per posse al lupo, e anche il vincastro, che serve per spingerci, casomai ci fossimo attardati, o per tirarci indietro con quel bastone ricurvo, per tirare, per non fare andare troppo avanti quelli che corrono e vanno oltre, ecco, e combatta questo gregge. E sappiamo che c'è un'altra, in questa pagina c'è un'altra lezione che Gesù ci vuole dare. Quando c'è il lupo non si permette mai di attaccare il gregge, perché sa che deve vedersela col pastore. Il pastore ha il ruolo di difendere fino all'inverosimile, fino alla morte di se stesso, il gregge che gli viene affidato. Il pastore è colui che dà il suo odore alle pecore. Papa Francesco ci dice sì, il pastore deve avere l'odore delle pecore, ma anche le pecore prendono dell'odore, del profumo del pastore. Sicché quando il lupo vede le pecore, e Gesù lo dice con la grazia di Vangelo, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Perché Gesù ci dice questo? Sarebbe lo sprovveduto colui che mandasse l'agnellino, le pecore in mezzo ai lupi. Gesù perché ci dice questo? Perché anche se dovesse lasciarci e non si vede il pastore, a prima vista possiamo non vederlo, e c'è un gregge che sta pascolando, noi sappiamo che anche se non vediamo il pastore è sempre sott'occhio le sue pecore. E il lupo sa che non può fare del male alle pecore se non incappa nella difesa che il pastore intesterà per le proprie pecore. Allora ci dia il Signore la grazia di avere questa fiduciosa, questo fiducioso abbandono nelle braccia del pastore. Che casomai ci fossimo smarriti, ci fossimo scandalizzati, ci fossimo allontanati, ci fossimo fianco perduti, ci viene a richiamare, ci viene a riprendere dove siamo giunti, dove ci siamo smarriti, dove ci siamo attardati, dove abbiamo perso forse anche quello che è il cammino comunitario del gregge, quel gregge al quale Gesù ci vuole ricondurre. Sapete, quando il pastore, e questo lo sappiamo per un'antica tradizione, quando il pastore ritrovava quella pecora che si era smarrita, forse anche perché impigliata nei rovi, forse anche perché aveva preso una strada non consona, era consuetudine del pastore rompere la pecora la zampa, ed era un segno che quella pecora non era buona né per essere sacrificata, immolata, perché era una pecora che si era difettosa anche nel suo stare insieme agli altri, non sapeva stare. E quindi il posto dove doveva stare era il forno che si sarebbe preparato da lì a poco, o la graticola che l'avrebbe vista come pietanza. Gesù invece prende la pecora e se la pone sulle spalle, va alla ricerca di quella pecora che si è smarrita,
che si è allontanata, che si è perduta. E quella pecora si deve lasciare prendere dal pastore, si deve lasciare curare, si deve lasciare attenzionare dal pastore bello che dà la propria vita per le pecore. Allora ci dia il Signore la grazia di far parte di questo gregge e di guardare a colei che i padri della Chiesa dicevano che lei è la immenda senza macchia dalla quale sarebbe stato l'immendo che dimostro il riscatto, che è Maria, che si fa umile membro di questo gregge. Ed è colei che per prima ha ascoltato la voce del pastore bello, che l'ha seguito fino ai piedi della croce, che lo ha saputo seguire, che lo ha saputo accompagnare, lo ha saputo cogliere dal pastore bello quella vita che viene donata in abbondanza. Ecco, sulla scorta proprio di questa icona meravigliosa che è Maria, che è madre degli apostoli, che è regina dei discepoli del Signore, ecco, ci dia il Signore la grazia di unirci anche noi a questo coro meraviglioso degli angeli, dei santi che inneggiano Dio, queste greggi celesti che pascolano nei pascoli eterni, che godono della presenza di Dio, del volto santo di Dio, e guardando al volto misericordioso del Signore, che inneggerebbe in noi gli stessi sentimenti che furono proprio in Cristo Gesù, che come agnello si consegna a noi, diventa nelle sue mani lui che è il sacerdote e che si consegna volontariamente, diventa sacerdote vittime al Padre, Gesù stesso, diventa cioè l'offerta gradita a Dio. Anche noi, ecco, consegniamoci al Signore, affidiamoci al Signore perché possiamo essere rigraditi e possiamo ricevere dal Signore benedizione su benedizione e grazia su grazia. Sia lodato Gesù Cristo. Ci mettiamo in piedi e professiamo insieme la nostra fede in Cristo Gesù. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, che nacque dalla Vergine Maria, fu sepolto e risuscitò dai morti, siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Al Padre buono e misericordioso vogliamo elevare la nostra fiduciosa preghiera. Il Signore Gesù, in questa Eucaristia, ci fa dono della sua vita, perché anche noi impariamo a fare della nostra vita un dono. Domandiamo al Padre, fonte di ogni chiamata, la grazia di essere una comunità capace di rispondere con generosità al dono del suo amore. Preghiamo insieme dicendo: Gesù, buon pastore, ascoltaci. Signore Gesù Cristo, tu hai detto: io sono il buon pastore, aiutaci a seguirti in ogni evento della nostra vita, sentendoci sempre da te chiamati, amati e benedetti, preghiamo. Signore Gesù Cristo, tu hai detto: la messa è morta e gli operai sono vuoti, guarda la tua Chiesa perché trovi sempre la perseveranza e il coraggio di coltivare la messa. Giorno e notte preghiamo. Signore Gesù Cristo, tu hai detto: io sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Fa che la scelta della vita consacrata conosca una nuova primavera nella Chiesa, testimonianza gioiosa e profetica di coloro che, abbandonando ogni cosa, seguono te casto, povero e obbediente, e ti servono con dedizione e fedeltà, preghiamo. Signore Gesù Cristo, alle nozze di Cana, Maria, tua madre, si accorse che agli sposi mancava il vino e disse: non hanno più vino. Benedici tutte le famiglie, perché maturi in esse la consapevolezza
di essere il grembo vocazionale dove germoglia il seme della chiamata sacerdozio e alla vita consacrata del chiamo. Signore Gesù Cristo, tu hai detto, pregate il Padre della Messe, perché manda operai la tua Messe. Fai che i genitori, i catechisti, gli educatori e quanti amano la tua Chiesa non si stanchino mai di annunciare il Vangelo delle occasioni per scoprire la beatitudine presente nel cuore di ogni persona, preghiamo. O Dio, pastore buono della tua Chiesa, fa maturare nella nostra comunità i segni di vocazione che a piene mani tu spargi nel campo della Chiesa, perché sia sempre vivo l'ideale di vita di scendere in terra e servire i fratelli e le sorelle che tu vuoi sul nostro cammino. Per Cristo nostro Signore.
iniziale è Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Innalziamo i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo Gesù, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ricordati, Padre, della tua Chiesa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e unione con il nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo, Calogero e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nostri parenti, amici, benefattori e familiari defunti,
ti affidiamo nella tua potenza. In modo particolare ti affidiamo i sacerdoti che ci hanno guidato nelle varie tappe, nelle varie stagioni della nostra vita. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, il gloriosissimo Principe delle Celesti Milizie, San Michele Arcangelo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, mio Padre onnipotente, in unità dello Spirito Santo, gloria e gloria nei secoli dei secoli. Oppure finisce per essere in via di estinzione.
alla fine non conviene essere troppo prepotenti, meglio essere potenti della potenza dell'agnello. Ecco, tutto questo ci porta a credere nelle parole del Vangelo. Anche la pace che ci scambiamo non è una semplice formalità inserita nel contesto della Chiesa, nel contesto liturgico. La pace è garanzia che Dio si sta prendendo cura di te. Allora, nello scambiarci il segno della pace, ecco, ci rivolgiamo facciamo questa professione di fede al fratello, alla sorella che ci mette accanto. Dio si sta prendendo cura di te. Dove la benignità di Dio supera quelle che possono essere le difficoltà oggettive che talvolta incontriamo. Quando una persona gli succede qualche cosa, o Signore castigalo, questo è essere cattivi. Oppure, vabbè, il Signore lo sta curando per bene, gli sta facendo pagare per bene, non è così. Anzi, il Signore interviene nella nostra vita per aiutarci, per lenire le sofferenze, ci mette accanto le persone giuste per lenire le sofferenze, per esserci gli uni cura degli altri. Ecco, chiediamo al Signore la grazia di farci scudo gli uni gli altri, e quando noi manteniamo proprio la forza dell'essere uniti in Cristo Gesù, ecco, questa forza ci rende invincibili contro gli assalti del maligno. Ecco, ci chiede il Signore la grazia proprio di scambiarci questo segno di pace, dichiarando: Dio si sta prendendo cura di te, Dio vuole il tuo bene, vuole la tua felicità, lasciati raggiungere dal Signore. Ecco, scambiamoci un gioioso segno di pace. La pace. Dio si sta prendendo cura di te. Allora, pace. Era grandissima. Ciao.
Diciamo, però è facile. Basta vedere il video di tormento che posso fare. Non guardate quel video del prognosi. Anch'io di Thank you.
per averci visitato con il dono della tua presenza. Signore, siamo noi quel gregge eletto, quel popolo che ti sei scelto, la nazione che tu, Signore, hai conquistato con il tuo amore. E la tua Chiesa, oh Signore, la tua Santa Chiesa Cattolica, che trae vita dall'Eucaristia che celebra. E nel giorno del Signore abbiamo ricevuto il dono della tua presenza, di te che sei risorto, Gesù. Sei entrato nel cenacolo a porte chiuse, ancora una volta entri nelle nostre vite attraverso l'Eucaristia. Vogliamo adorarti vivo e vero dentro di noi, Gesù. Sì, oh Signore, tu ci doni il tuo corpo, il tuo sangue, la tua anima e la tua divinità, per farci diventare e divenire corpo tuo, la Chiesa, questo corpo mistico e reale che si edifica attraverso la comunione con te. Vogliamo ringraziarti, Signore, per ogni dono che hai voluto realizzare per ciascuno di noi. Grazie, Signore, per le nostre famiglie, per le quali abbiamo pregato in questi tre giorni. Grazie per la presenza dei tuoi apostoli, che vengono a portarci la testimonianza della tua misericordia, Signore, per le nostre famiglie. Grazie per Arturo e Padre che si sono resi vicini a noi e hanno voluto vivere con noi questi tre giorni di grazia, di serenità, di pace. Grazie, Signore, per tutte quelle persone che hanno trovato una motivazione valida per esserci. E grazie, Signore, anche per tutti coloro che, pur essendo lontani per tanti motivi, il loro cuore, Signore, era più con noi. Signore, abbiamo pregato per ciascuno di loro perché tu potessi donare lo stesso dono che hai fatto ciascuno di noi. La stessa preghiera, oh Signore, che abbiamo ricevuto noi, sia efficace su di noi. Signore, ti ringraziamo per questa opportunità che ci offri di camminare come tua famiglia. Anche nella preghiera dei fedeli si parlava di questo secondo utero che è la famiglia, dove veniamo generati e formate ancora di più. Signore, sia per noi questo un tempo di grazia, di formazione, ma soprattutto di conformazione a te. Che gli insegnamenti che abbiamo ricevuto, Signore, non siano delle semplici informazioni, ma ci conformino sempre di più a te. Diciamo grazie, Signore, per ogni dono. Grazie, Signore, per tutto quello che hai fatto, che farai, che stai continuando a fare nella nostra vita. Luce del mondo, tutto è speranza di vita, resta
Gesù, preghiamo. Questo
custodisci meglio, Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio Gesù, e guidalo ai pascoli eterni del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Amen. Benedica il Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci accomodiamo alcuni avvisi. Partono alla volta di Malta, dice San Paolo, non ci mettiamo tutti e tre, non tanto per te, ma per voi. Quando San Paolo naufragò a Malta, dice il capitolo 28, mi pare, degli Atti degli Apostoli, trovò una ospitalità fuori dal comune. Vi posso sincerare che Valeri esprime a pieno, senza offesa peraltro, che è un po' all'alone della situazione, ma vi posso sincerare che Valeri ha un servizio di accoglienza della comunità maranatà di Malta che è veramente l'emblema dell'ospitalità che San Paolo diceva che i maltesi avevano. E quando siamo tutti andati a Malta una volta, e c'è una famiglia a te e il pullman, sapevamo pure dove andare a fare la pipì. Però c'è di tutto. Poi per il sacerdote ha fatto molto di più, ci ha portato nel seminario, ma veramente, dico. E chi volesse andare a fare un'esperienza bella a Malta, questo lo dico giusto perché lo sappiate, il primo sabato, mi pare che sia di agosto, c'è la possibilità di passare due giorni, andiamo un po' prima per l'annunzione, la messa attenzione giovedì, arriveremo sicuramente giovedì, chi vuole poi ci pensi, è molto semplice anche per organizzarci, lo diciamo per tempo, e io nel giugno finiremo tutto già perfettamente, gli altri invece faranno quello che vogliono, e il sabato, il primo sabato di agosto, ci sarà il servizio di quel giorno, il link service all'aperto, è bellissimo, davanti alla dove San Paolo ha fatto la prima evangelizzazione, lo spiegherò dopo. Il primo servizio di quel giorno, a cui il padre San Paolo, nella piazza, quella piazza, la stessa. Grazie di tutto, noi ci siamo trovati tra amici, sorelle, fratelli, siamo a casa. Grazie, grazie a tutti. Grazie Gesù. Ha detto tutto lei, ma confermo, ci siamo trovati benissimo qua, siamo veramente a casa qua, ci sentiamo veramente rilassati. Per noi è un rifresco spirituale. Questo veramente sentito un passo avanti nella nostra vita. Grazie. Grazie a voi. Vi permetto di baciarli poi dopo il cattolino. Anche perché loro non sono molto abituati a questi baci. Tra l'altro Arthur ha detto una cosa molto bella, che è vera. In Sicilia si bacia pure il gatto, però cioè nel senso che ci sono baci per tutti, senza un bacio, quindi se vogliamo possiamo anche salutarli e nel frattempo prenderci una bella benedizione velocissima.